18 dell'onorevole Augusto Di Marco, all'assessorato quindi della pubblica istruzione, è una datazione decentrata rispetto a Palazzo Europa e rispetto alla presidenza. Sa di casuale, come un po' la vicenda della scuola italiana, dove vi è un crescente malessere, c'è un'aria molto linda, raffinata, abbiamo qui un personaggio che sa di Sassone, nonostante sia un calabrese, Augusto Di Marco, è appunto l'assessore alla pubblica istruzione e, per i beni culturali ed informazione, ed è un magistrato, è nato a Salerno. E magistrato pare che abbia esplicato la sua attività a Palmi. In questo momento il mondo della scuola è travagliato, siamo alla chiusura, ma la problematica è nervosa, soprattutto a livello del Parlamento, dove le contestazioni in atto sono raccapriccianti, soprattutto per quanto concerne il precariato. La notizia ultima della CGIL è quella di una bocciatura dell'accordo al governo. Qui viviamo un po' queste problematiche in modo ovattato, la Calabria è un paese civile che cerca di improntare sul quotidiano le soluzioni, e veramente non ce la sentiamo di metterci su questo diapasone. L'assessore Di Marco invece ci vuole parlare dei problemi in modo riflessivo. Vogliamo parlare addirittura degli F-16. Prego. È una questione che ci piove addosso, come ci piovono addosso tante cose in Calabria. Noi abbiamo fatto al governo centrale una forte rivendicazione di un intervento che dia risposta ai bisogni grandi che noi abbiamo e al bisogno di occupazione, che è un diritto di tutti i cittadini che non può essere sicuramente disconosciuto. E il governo invece ci propone sempre delle situazioni, delle soluzioni ai nostri problemi che sono difficili e che sono delle soluzioni apparenti, la centrale a carbone di Gioia Tauro, gli F-16. La mia idea è che non possono essere risolti i problemi della Calabria con installazioni di questo tipo. C'è una forte esagerazione sulle possibilità di ricaduta economica dell'impianto militare, c'è una contrarietà di tipo e di ordine morale e politico a questa installazione. Io capisco che si tratti di un fatto che investe un contesto molto più ampio di quello della nostra regione, però la scelta si dirige qui e si dirige contro una volontà espressa dal Consiglio regionale della Calabria, che appunto aveva dichiarato denuclearizzata la nostra area. I punti quindi mi sembrano due: questa mistificazione di far ritenere che l'installazione degli F-16 possa risolvere problemi nostri di natura economica, perché invece io credo che possa pregiudicare alcune ipotesi di sviluppo di quell'area. E poi il problema, appunto, come dicevo, politico e morale, di una contrarietà. Noi vediamo il Mediterraneo come area pacificata e riteniamo che la Calabria e la parte dell'Italia che si affaccia verso il Mediterraneo debba espletare questa funzione. Lei ritiene dunque che non occorrano sentinelle, vigili su questa utopia del Mediterraneo, questo pacifismo che potrebbe essere anche facile, ingenuo, un po' naif? No, io ritengo che bisogna operare all'interno del nostro paese, quindi anche a livello delle regioni, perché si vada verso una distensione internazionale. Non abbiamo interesse noi ad avere un Mediterraneo che sia un focolaio di guerra mondiale. Mi rendo conto che ci sono dei problemi grandi in relazione all'esigenza della difesa, dell'appartenenza alla NATO, mi sembra che però il quadro internazionale si stia rischiarando, piuttosto che pensare a nuove installazioni e a recepire quelle che vengono rifiutate da altri paesi dell'Europa, noi dovremmo portare a livello nazionale un'attenzione forte, dovremmo stimolare il processo della distensione, le armi non fanno bene a nessuno, non mi pare naif questo, i popoli del mondo hanno bisogno di risorse, specialmente i popoli meridionali ai quali noi ci sentiamo legati. Io le farei invece una domanda tendenziosa: perché non chiediamo a Gorbaciov, che pure è così civile, è così edulcorato nelle immagini, di privarsi di qualche armamento in giro, in modo proporzionato rispetto a quella della NATO? Le ripeto, sono molto vicino alla sua politica e alla sua estrazione. Ma io credo che noi possiamo e dobbiamo rivendicare la richiesta del disarmo, tenendo conto che il nostro paese fa parte dell'Alleanza Atlantica nei confronti di tutti.
mi sembra che l'Unione Sovietica, un paese che ha tanti problemi, problemi della democrazia, problemi dello sviluppo, in questo momento proprio su questo piano stia facendo degli enormi passi avanti e che abbia favorito il processo di distensione internazionale. C'è anche la questione dell'Afghanistan che non va sottovalutata, ma certo io mi sento di affermare anche nei confronti dell'Unione Sovietica e di qualunque Stato, come mia posizione personale e morale, che questa via deve essere abbandonata. Noi siamo adulti ormai, andiamo verso il 2000 e ritengo che dovremmo finalmente capire che affermare concretamente il principio che le controversie internazionali vanno risolte ai tavoli di pace politici è un'utopia, ma se lo è anche necessario averle alcune utopie, perché se non ci sono non si può fare politica nemmeno nel quotidiano. Mi piace questo riferimento, come l'utopia è un sogno realizzabile, quindi forse per l'assessore Di Marco eliminare l'incubo degli F-16 significa realizzare un punto storico su cui transita l'utopia per farsi storia. È un augurio che cogliamo, anche se abbiamo l'amarezza, così la sensazione che purtroppo gli F-16 verranno ugualmente messi. Allora in tal caso non sarebbe meglio prepararci ad accoglierli in una maniera più critica, per esempio creando un centro impatto ambiente e sviluppo Calabria, almeno per salvare la nostra identità regionale, la nostra cultura pacifista, e creare un dialogo in modo tale da non essere trattati come colonizzati. Guardiamo in faccia la realtà. Io credo che se dovremo accettare questa soluzione, che poi deriva da una decisione del governo dello Stato, dovremo fare in modo di cercare di limitare al massimo i danni, e questo possiamo farlo sotto tanti profili, anche quello che lei ha menzionato, ma credo che prima di accettare questo dovremmo fare tutto il possibile per scongiurare quello che pare ormai una decisione assunta dal governo, ma c'è un dibattito parlamentare, lo seguiremo e dovremo, io ritengo, come governo e consiglio regionale, assumere una posizione che poi ha anche espressioni qualificate all'interno della nostra regione. Mi riferisco a quanto è stato detto dai vescovi calabresi, mi riferisco ai movimenti di diversa estrazione che sono contrari in senso netto alla installazione, così che io non vedrei subito una trattativa, ma la vedrei proprio nel caso estremo in cui questa decisione ci venga imposta. Quindi ecologia dello spirito, ecologia dell'ambiente, non violenza, sono è la triplice che è la componente essenziale di questo giovane assessore, nato solo nel 1941 infatti. Adesso parliamo un po' di attualità concernente appunto i problemi in atto, quello dei precari. In forse è la loro definizione legislativa, pare che ci sia un assorbimento graduale dei precari. Qui in Calabria abbiamo un grosso numero di disoccupati docenti, dovranno emigrare al nord, le sembra giusto questo? Prima domanda. Seconda domanda, visto che si ha la tendenza a deconcentralizzare i problemi, quindi una certa autonomia nelle regioni, perché non creiamo qualcosa di atipico qui in Calabria? Per esempio, si vanno formando delle scuole con pochi nuclei di studenti, perché noi non creiamo delle scuole più piccole, delle costellazioni educative, dove magari occupare questi insegnanti che sono in sovrannumero? Potrebbe essere una proposta di legge regionale distaccata dalla tematica essenziale del Paese? Ma le rispondo intanto che nella nostra regione la situazione degli insegnanti è difficile, perché noi abbiamo una difficile situazione occupazionale generale. C'è molta gente che richiede questo titolo di studio, c'è molta gente che in mancanza di altre prospettive accede alla scuola. Il problema dunque è un problema che va inserito in un contesto più complessivo dello sviluppo della Calabria, e questa giunta regionale nel suo progetto di innestare un processo di programmazione e di sviluppo tenta di dare soluzione a un problema di questo genere. C'è poi la situazione contingente e specifica del precariato che riguarda la nostra regione e altre regioni del paese. C'è da dire che la politica che si è fatta intorno alla scuola nel nostro paese non ha dato frutti, non si avvia a soluzione, mancano la riforma degli ordinamenti di cui da tanto di anni si parla, la riforma dei programmi scolastici, la creazione di un rapporto
effettivo ed efficace tra scuola e società, in mancanza del quale la scuola non fornisce elementi per la formazione della coscienza, per l'orientamento dei giovani e non fornisce neanche elementi di qualificazione professionale. I precari nostri, io capisco la loro rivendicazione di non essere allontanati dalla famiglia, di non essere allontanati dalla loro terra, ma insomma abbiamo subito l'emigrazione. C'è da tenere presente però che possono esistere a livello nazionale delle enormi difficoltà, e le difficoltà sono difficoltà di natura finanziaria. Che cosa può fare la regione? C'è una riserva di competenza statale in ordine all'ordinamento sulla scuola. Le regioni hanno avuto solamente la delega per quanto riguarda il diritto allo studio, cioè il rendere concretamente effettivo il diritto allo studio operante. Noi su questo una legge l'abbiamo, lei la conosce, è una buona legge che ha operato in Calabria anche con una spesa consistente. Dobbiamo fare dei passi avanti su quel livello, ma immaginare che noi possiamo assorbire attraverso strumenti regionali o dar sistemazione attraverso strumenti della regione a questa occupazione in quel quadro giuridico ed amministrativo, io credo che sia fatto impossibile. La rivendicazione che qui c'è stata, si è fatta sentire nella società nostra, ribadisco, mi pare una rivendicazione giusta. Non si può dire a chi ha lavorato per anni, anche in una condizione di disagio, deve andare adesso a Torino, perché questo significa non rendere effettivo questo diritto. Ma al di là di questo, io credo che nella scuola, anche in relazione a una visione più ampia dei problemi del precariato, si debba abbandonare questa via che non è stata certamente utile per la scuola. Bisogna ammettere che parte di questo personale non è sufficientemente qualificato, che non va nella direzione di una scuola moderna. Intendo anche che attraverso il precariato e attraverso l'assunzione per legge si siano create delle professionalità notevoli nella scuola, ma è tutto un quadro che deve ricevere un ordinamento nuovo verso la produttività, verso il miglioramento della qualità del nostro sistema scolastico e dell'insegnamento, se vogliamo fare dalla scuola un momento fondamentale della educazione, non l'unico, ma sicuramente della scuola pubblica un elemento fondamentale. Lei ha posto l'accento sulla formazione. Diciamo che i processi formativi stanno subendo una sorta di processo copernicano, la rivoluzione copernicana. E allora, a livello della regione, come opera il suo assessorato rispetto a quello della formazione? Quali sono i sistemi di integrazione, i progetti? Una integrazione con il sistema della formazione professionale credo che non sia stato realizzato sufficientemente nella regione, e credo che si debba immaginare un rapporto più stretto. Questo è derivato dal fatto che i due assessorati sono stati quasi sempre separati. Questo è derivato anche da una difficoltà di rapporto e da una difficoltà della formazione professionale nella nostra regione. La nostra regione non ha sbocchi occupazionali e riesce difficile anche immaginare e concepire una funzione produttiva della formazione che ha assunto anche nel passato carattere ripetitivo, che non ha orientato verso professioni che qui non hanno possibilità di essere espletate. L'assessorato alla pubblica istruzione invece credo che abbia operato nel passato con uno sforzo notevole verso la qualificazione del sistema scolastico, che è un nostro obiettivo che io intendo perseguire e potenziare. Bisogna tenere un rapporto più stretto e probabilmente anche sollecitare verso obiettivi precisi la qualificazione del sistema presso le autorità scolastiche, le autorità comunali, che poi sono le autorità che programmano sul territorio l'intervento. L'assessorato alla pubblica istruzione dovrebbe avere una funzione promozionale di stimolo e di coordinamento di queste attività, con l'attribuzione naturalmente degli strumenti finanziari. La mia idea è che verso il sistema della qualificazione noi dobbiamo fare uno sforzo per orientarla secondo contenuti e tematiche specifiche, per non polverizzare e disperdere l'attività sul territorio, anche se mi rendo conto che qui la varietà degli interventi e l'autonomia della stessa scuola deve esistere, costituisce questa varietà possibile di interventi anche un motivo di sperimentazione e di miglioramento, ma l'orientamento verso alcuni obiettivi prioritari della nostra regione io credo che bisogna individuarli, e penso di averli individuati. La nostra civiltà è in
linguaggio di Majakovskij, è stata definita la civiltà dei rifiuti, rifiutologia. Noi parliamo ancora di ecologia. L'onorevole Di Donato ha proposto con la legge 296, rispettiamo la natura nelle scuole, quindi l'educazione ecologica. Lei ritiene possibile un'emissione, una calibratura di questo insegnamento in questa regione? Siamo pronti? La formazione degli insegnanti, la formazione di strutture, di, non so, l'approntamento di tutto un mondo che palpita intorno a questo osservatorio che è la natura? Io credo che la nostra regione non sia avanti in questa presa di coscienza del valore della ecologia. Credo che non sia avanti, ma che si trovi nella condizione di altre regioni del paese che hanno un grado di sviluppo diverso, perché ha tardato molto nel bel paese ad andare avanti questa idea che bisogna tutelare il territorio, forse perché eravamo convinti che le nostre risorse territoriali e culturali fossero inesauribili. Beh, questo è stata una mistificazione dell'uomo che si è posto al centro del sistema naturale, lo ha piegato alle sue necessità, ne ha abusato fortemente, e ora ci si accorge invece, e questo è il punto culturale a mio giudizio più importante, che viviamo in un contesto e che se non riusciamo a tutelare questo contesto scompariremo anche noi, per cui giustamente si afferma e si dice che il problema della tutela naturalistica diventa un fatto essenziale nel momento in cui viviamo. La nostra generazione, si è detto, è la prima che ha questo importante compito, cioè questo importante fardello, cioè quello di dover decidere che cosa deve fare della natura e quindi di se stessa, e io a questo credo molto. Beh, cosa può fare una regione, cosa si è fatto in questa regione? Io posso dire che da assessore all'urbanistica e all'ambiente ho dato molto sviluppo a questa materia, anche cercando di elaborare degli strumenti concreti, operativi, che da un canto dessero regolazione al territorio e che dall'altro canto stimolassero questa presa di coscienza. Nella scuola credo che si debba espletare un compito, io lo vedrei proprio nella scuola elementare, a partire da lì. Ci sono delle cose che possono e devono essere insegnate ai bambini delle elementari, come l'educazione civica. Si tratta dei primi anni di formazione e si tratta quindi di incidere proprio su questa prima formazione. E l'introduzione di una materia di insegnamento come l'ecologia, io credo che sia cosa non solo utile ma anche indispensabile. Quando poco fa le parlavo di alcune idee e progetti dell'assessorato alla pubblica istruzione verso cui dirigere l'attività di sperimentazione e di qualificazione del sistema scolastico, pensavo proprio a questo come uno dei punti, la ecologia. Secondo, programmi che devono essere però elaborati con l'accordo delle autorità scolastiche. Voglio aggiungere, e qui chiudo per non appesantire questo argomento, che lei ha centrato sul problema della qualificazione. Non si può fare insegnamento se non c'è qualificazione degli insegnanti e quindi un processo di formazione, e probabilmente nei nostri progetti oppure nei progetti della scuola che noi potremmo finanziare dovrebbe essere preliminarmente assunto anche questo carico di una informazione del corpo docente e di una continuità, ecco, dell'intervento. Se riuscissimo a collocare una materia di insegnamento la stabilità sarebbe garantita, ma anche in mancanza di questo noi dobbiamo operare, e allora l'azione deve essere compiuta da insegnanti qualificati e con continuità, perché se ci limiteremo a fare il tema, come facevamo noi ragazzi sulla festa degli alberi, credo che passi avanti in questo senso non ne faremo. Dobbiamo concludere. Secondo solo ancora, ho l'impressione che Enzo Tortora sarebbe stato giudicato meglio se avesse avuto come giudice il nostro assessore. E che forse non ci sarebbe stato un referendum se tutti fossero stati come lui. È una sensazione, lasciamola così a questi ragazzi che stanno per chiudere la scuola e che hanno paura di essere giudicati, ma se hanno paura di essere giudicati dai propri docenti, nella vita cosa faranno? Speriamo che incontrino sempre uomini come l'assessore Di Marco. A risentirci.